caos all'intervallo per i risultati di Parma-Milan. Paolo Fonseca è già nei guai dopo appena due partite. Cosa sta succedendo? È finito da pochi minuti il primo tempo di Parma-Milan, che ha visto i rossoneri soffrire sotto tutti i punti di vista. In vantaggio c'è la squadra di Fabio Pecchia, che ha espresso un livello altissimo di gioco e ha sbloccato la partita al 2 grazie al gol di Dennis Me su assist di Emanuele Valeri. Ma è solo un caso se è stato segnato soltanto un gol in 45. Il Milan ha tentato una reazione, ma molto confusionaria e con un'idea di gioco abbastanza approssimativa. Qualche occasione pericolosa è arrivata, come per esempio dei colpi di testa di Pavlovic, ma anche dei tentativi di Okafor e Reinders. Tuttavia, il Parma è stato decisamente messo meglio in campo. Maignan ha salvato il risultato in più di un'occasione. La speranza di Pecchia è che la poca concretezza dei suoi attaccanti non possa essere fatale, ma al di là dei mancati gol segnati, la difesa di Fonseca si taglia come il coltello nel burro. È molto alta, fragile e viene infilata dalla fitta rete di passaggi della squadra crociata. Per la felicità dello stesso Pecchia. Parma-Milan, i tifosi rossoneri distruggono Fonseca sui social. Sono tantissime le critiche ricevute da Fonseca dopo il primo tempo del Milan al Tardini. La settimana scorsa erano già arrivati dei segnali pericolosi contro il Torino, stavolta c'è la prova, i rossoneri hanno una difesa che fa acqua da tutte le parti, è poco coperta dal centrocampo e non riesce a sostenere l'attacco. C'è chi ci va giù durissimo, Bonera a dicembre e decimo posto a fine anno. Ma anche chi mette in dubbio le capacità di Fonseca, non ha idea di che squadra mettere in campo. C'è chi si augura l'esonero presto, riassunto del primo tempo, speriamo che Fonseca non mangi i dolcetti di Halloween. E chi invece rimpiange il tanto criticato Pioli, lo rivoglio. Fonseca è riuscito nell'impresa di avere ancora meno equilibrio della stagione precedente. Almeno Pioli qualche risultato lo ha ottenuto.